Allora, benvenuti ad approfondire l'emergenza, questa serie di approfondimenti tematici sull'emergenza del coronavirus. E tra poco, ecco, faremo un po' un punto della situazione con il dirigente scolastico del plesso di Carsoli, Piana del Cavaliere, la professoressa Florenza Marano, che è collegata con noi in diretta Skype da Teramo. Benvenuta professoressa, come sta? Buonasera Daniele, tutto bene, grazie. Buonasera a tutti quanti. E quindi questo è una prima occasione di natura pubblica, lo faremo anche con gli altri plessi del comprensorio zonale della zona di confine, ma abbiamo iniziato da Carsoli perché storia recente di questa apertura del nuovo polo scolastico che abbiamo inaugurato in grande stile e con tutta una serie di sogni, progetti, attività che questi nuovi spazi avrebbero e potranno, ci auguriamo, spero presto, ancora consentire. E quindi c'è stato questo stop inaspettato, sicuramente un po' in tutta Italia, ma suppongo e supponiamo che in questi due mesi, in questa lunga quarantena, diciamo una sessantena d'oltranza che è destinata nell'ambito scolastico purtroppo ad andare avanti ancora per molto. E volevamo chiederle come avete vissuto questa fase, se avete intrapreso delle attività di didattica a distanza con gli studenti e che cosa è accaduto, come si è organizzata la scuola in questo periodo. Come tutte le scuole d'Italia siamo rimasti un po' sconvolti, presi alla sprovvista, però devo dire che il nostro istituto si è mosso all'istante. Nel giro di pochi giorni abbiamo attivato subito la didattica a distanza con la distribuzione di materiale attraverso il registro elettronico o semplici metodi di comunicazione, come può essere anche solo WhatsApp. Una settimana dopo la scuola primaria aveva già la sua piattaforma con WeSchool e in 10 giorni tutta la scuola media e il liceo scientifico avevano la piattaforma G Suite attiva. Quindi ci siamo mossi davvero, davvero con tempi celeri. Questo grazie alla collaborazione di numerosi docenti che mi hanno affiancato in questo percorso e alla collaborazione di tutto il personale docente dell'istituto. Stiamo lavorando anche con l'infanzia, certo con piccole cosine, però anche l'infanzia ha i suoi incontri online. Sono più difficili da organizzare perché c'è bisogno della collaborazione dei genitori, ma ci si sta riuscendo anche lì. Quindi sono davvero soddisfatta. Nessuno si è sentito abbandonato dalla scuola e come è stata recepita dalle famiglie e dagli stessi studenti questo nuovo modo di gestire l'emergenza? Le famiglie stanno collaborando tutte. Abbiamo fatto proprio ieri un ultimo incontro con i rappresentanti e i genitori della scuola secondaria e primo grado e i coordinatori di classe. Ci stanno affiancando in tutto. Devo dire che la vicinanza delle famiglie in questo momento nei ragazzi si sente tanto. Riusciamo a recuperare anche alcuni gap di apprendimento che prima magari a casa, a scuola, con i genitori che dovevano uscire per lavoro, non si riuscivano a recuperare. Adesso invece si sta facendo anche questo, quindi troviamo dei miglioramenti anche nel rendimento di alcuni ragazzi. Ci serve questo di insegnamento perché la didattica a distanza con l'utilizzo dei device sarà utilizzata anche dal mese di settembre, anche dopo il rientro nelle aule. Abbiamo scoperto questo mondo, ci ha affascinato. È chiaro, una volta che abbiamo sperimentato queste nuove tecnologie le applicheremo in tutto e per tutto, e perché sono degli ausili importanti. E nell'istituto omnicomprensivo abbiamo sia la scuola elementare, quindi l'infanzia, la media e il liceo. E il liceo, sì. Quindi tutti sono stati raggiunti da questi metodi. Tutti, come metodologia tutti. Come strumenti siamo arrivati alla maggior parte dei ragazzi anche che avevano difficoltà. Noi avevamo già a disposizione numerosi tablet e computer. Ho distribuito da subito tutto ciò che avevamo a scuola e adesso mano a mano sto sostituendo con apparecchiature più nuove che ho di recente acquistato, in modo che i ragazzi possano navigare anche più velocemente e collegarsi con maggiori facilità.
Quindi l'interazione a livello di apprendimento è stata recepita bene complessivamente. Sì. Anche i docenti magari con più difficoltà per diversi motivi nell'utilizzo dell'informatica si sono attrezzati. Comunque si sono attivati tutti davvero, sono fiera del mio corpo docente. Quindi possiamo dire che una parte, anche se non tutta, del programma comunque siete riusciti a portarla avanti. No, il programma sta andando avanti in tutti gli ordini di scuola. Abbiamo rimodulato un po' i contenuti e la modalità di fruizione, però da quello che vedo, da cosa hanno scritto i docenti, i programmi saranno terminati in tutte le discipline. Quindi i ragazzi stanno facendo anche i compiti in questo periodo? Stanno facendo i compiti, stanno facendo le interrogazioni, stanno facendo anche le verifiche. Ricordiamoci che andranno valutati a giugno con gli scrutini, quindi comunque i docenti sicuramente terranno conto del percorso che i ragazzi hanno fatto finora, che hanno seguito finora. Però li stanno proprio valutando sulle verifiche che stanno svolgendo in questi giorni. E le interrogazioni si svolgono tra Sì. studente e insegnante o in classe, tipo con l'assistenza? Solitamente in piccoli gruppi, è Ah, più gruppi, semplice da gestire. certo, che in tutta la classe. E Sì. questo ovviamente consente anche agli altri che sono in ascolto, a loro volta, di interagire. Di interagire, partecipare, intervenire o comunque dire la propria, rendere questa interrogazione veramente un percorso sulla conoscenza del ragazzo. E quindi è chiaro che non abbiamo la sfera di cristallo, noi ci auguriamo che questa emergenza volga un po' a termine e è chiaro dovete Speriamo. poi riorganizzare anche le attività per la ripresa del nuovo anno, per gli esami, ad esempio. Stiamo cominciando a organizzare gli esami perché abbiamo visto, anche sentito dal ministro Azzolina e letto tutte le circolari che gli esami di terza media non si svolgeranno se non con una tesina presentata dai ragazzi. Abbiamo già spiegato ai genitori che questa tesina abbraccerà tutti gli argomenti, compresi quelli che all'orale normalmente non vengono trattati. Per esempio, matematica, non avendo più lo scritto, mi dispiaceva anche lasciarla indietro, quindi nella tesina sarà inserita anche una parte di Quindi un matematica. rapporto omnicomprensivo di tutte le materie in pratica. Sì. E per i ragazzi del liceo stiamo organizzando, speriamo, questo orale in presenza. Questo orale che abbraccerà un po' tutto il percorso di studio degli studenti, compreso il percorso dell'alternanza, quella che si chiamava prima l'alternanza scuola-lavoro. Beh, sicuramente ci si riuscirà perché gli strumenti ci sono. Credo che anche la buona volontà da parte degli studenti, anche quelli forse un pochettino più pigri, sia incrementata. Questo perlomeno è quello che ci risulta a noi operatori della comunicazione, cioè che sia aumentata anche la voglia di esserci, forse a causa della quarantena, voglio dire, non lo so. Sì, i ragazzi trovano forse l'unico modo per connettersi anche con i compagni, per vedere qualche faccia, per risentire, per rivedere, per salutare. Qualcuno gioca più di altri, come lo era a scuola, Quindi lo è va adesso, però ci piace anche così, insomma. bene, è la scuola ai tempi del Covid. Noi ci auguriamo che tutto questo possa passare presto e che Anche a me. ovviamente torni il sereno e che questo istituto e questa bellissima struttura possa tornare fruibile per tutta la comunità. Quindi noi la Ne ringraziamo. approfitteremo, Prego. Daniele, ne approfitteremo adesso in questi tempi di chiusura per finire ad arredare la scuola, a sistemare i laboratori e tutto il resto, e Migliorare la quegli segreteria. accorgimenti che erano necessari perché ci si Sì. tornerà, ci vorrà un po' di tempo, ma ci si tornerà e la vita continuerà a splendere, forse meglio di prima perché ne apprezzeremo di più. In bocca al Sicuramente. lupo alla scuola e complimenti per quello che avete fatto e per quello che continuate a fare. Grazie, Arrivederci e Daniele. salutiamo la professoressa Florenza Marano in collegamento da Teramo. La dirigente dell'Istituto Omnicomprensivo di Garzoli che è stata con noi. Noi pubblicheremo poi Grazie una recensione di un articolo con i contenuti di questa diretta. Grazie e grazie e buonasera a a tutti. Grazie. tutti. Grazie a tutti. Buona serata, arrivederci.